Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la festa della Repubblica in questo 2 giugno. Con la nostra troupe siamo stati quest'oggi a Chieti dove si è tenuta anche lì chiaramente la cerimonia per la ricorrenza. Per il prefetto di Chieti si è trattato di un appuntamento di grande rilevanza in questo particolare momento storico che sta vivendo il paese. Il servizio di Paolo Renzetti. Il 2 giugno a Chieti, cerimonia per la festa della Repubblica, eccellenza, una cerimonia sobria, poi con la consegna di queste onorificenze, ma oggi più che mai il valore della Repubblica è sempre più sentito dai cittadini. Ma guardi, questo che ha detto mi fa piacere che lo ha sottolineato lei, perché se l'avessi detto io probabilmente non assumeva lo stesso valore. Sentirlo da lei che raccoglie un po' tutte le istanze anche delle persone, le sensazioni delle persone. Io devo dire che ho avvertito anche io, anche con la presenza sia pure misurata in villa quando abbiamo fatto diciamo, la deposizione della corona e abbiamo commemorato i caduti delle guerre. Devo dire che la festa della Repubblica, poterla festeggiare, poterla commemorare, poterla rendere viva come stiamo facendo oggi, è motivo di orgoglio. Lo dico veramente con grande affetto perché non c'è altra festa più grande per quello che è la Repubblica. Ricordare che i nostri avi, i nostri genitori, i nostri nonni si sono battuti per raggiungere questo grandissimo obiettivo di una Repubblica democratica, è una cosa importante. Poterla commemorare e festeggiare, come ho già detto, e lo voglio ridire, scusate se mi ripeto, ma è una cosa importante. È la festa di tutti, è la festa di tutti, non è una festa di una parte sociale piuttosto che di una parte culturale o di una parte politica, è la festa di tutti i cittadini, di tutte le classi sociali, di tutte, dei giovani, degli anziani e di coloro i quali hanno dato tanto alla nostra, diciamo, al nostro Stato, alla nostra Repubblica e di tutti quelli che si apprestano a dare altrettanto. Oggi ci sono state delle notizie positive, l'avete sentita, la pandemia che ha preso un corso assolutamente positivo, nel senso buono del termine, cioè che le negatività sono tante e soprattutto anche la crescita del PIL, no? Va oltre le aspettative, quindi vuol dire che siamo in una ripresa. Questi segnali ci devono rendere, come dire, ancora più forti, più saldi e far sì che questa festa possa essere il momento in cui si esaltano queste positività. Possiamo dire, Eccellenza, che proprio questa pandemia, questa emergenza che ha messo a dura prova anche i cittadini, ha avvicinato ancora di più la popolazione alle istituzioni. Io me lo auguro, anche se devo dire ne ho avuto una netta sensazione. Io ho avuto una grande, grande fortuna di avere con me in provincia di Chieti i sindaci di tutti i comuni che mi hanno collaborato in maniera fortissima. E vedere che l'appello che veniva fatto da loro alle popolazioni aveva risposta forte e positiva, ecco, questo è stato uno di quei sintomi, se si può dire così, che mi ha fatto pensare che questa vicinanza delle istituzioni ai cittadini è veramente forte. E a Penne questa mattina, chiaramente festa della Repubblica, dedicata alle associazioni di volontariato che instancabilmente da mesi si prodigano, insieme ai sanitari, per la riuscita della campagna vaccinale. Stefano Recanati. È stata la festa della Repubblica, l'occasione per consegnare un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale di Penne alle associazioni di volontariato impegnate nella gestione della campagna vaccinale presso il Palatenda di Contrada Campetto. Tra i premiati figurano la Croce Rossa, la Protezione Civile Gruppo Comunale Gianni Damiani, il Gruppo di Protezione Civile degli Alpini e l'Associazione Nazionale dei Carabinieri. La cerimonia, tenutasi presso il chiostro di San Domenico, è stata l'occasione per riflettere sulle radici democratiche del paese. L'impegno dell'amministrazione comunale è stato proprio quello di dare un messaggio chiaro, responsabilità e soprattutto spinta verso una ripartenza forte e coesa della nostra comunità. La Costituzione deve essere quel capisaldo importante per la nostra comunità e per la nostra ripartenza. Non a caso oggi abbiamo scelto di consegnare alle nostre associazioni cittadine un riconoscimento perché vogliamo esaltare quel principio di sussidiarietà
solidarietà contenuto nell'articolo 118 che appunto riguarda un aspetto importante del volontariato. Ecco perché è importante continuare nel solco della sussidiarietà, rapporto tra enti e associazioni. E io sono contento di aver contribuito durante questo mandato amministrativo proprio per esaltare il ruolo delle associazioni all'interno della nostra città. Una cerimonia che ha ripercorso i principi più importanti sanciti dalla Carta Costituzionale, oltre a voler segnare l'inizio di una ripartenza grazie ad una campagna vaccinale nell'area vestina che procede in modo rapido. Siamo arrivati, credo, ho visto così i numeri, siamo arrivati a circa 20.000 inoculazioni e quindi vuol dire che abbiamo messo in sicurezza i cittadini di tutta l'area vestina. E io colgo l'occasione per ringraziare tutto il team vaccinale che si sta impegnando. In effetti anche adesso non siamo qui, ma il nostro team si è recato a Brittoli, perché oggi Brittoli diventa il paese free, cioè nel senso tutti vaccinati, e quindi questo è un primo piccolo obiettivo importante. Poi faremo anche gli altri paesi. I volontari hanno rivestito un ruolo importantissimo perché tutti i giorni impegnati, non hanno neanche, diciamo, non si sono mai lamentati, questa è una cosa molto importante. Ringrazio veramente tutti i collaboratori, tutti i volontari, tutti i sanitari che stanno collaborando per questa vaccinazione. Da domani a Chieti sarà possibile prenotare attraverso i consueti canali i vaccini senza limiti di età. Un grande risultato, come dice ai nostri microfoni il primo cittadino Diego Ferrara. Domani 3 giugno a Chieti sarà possibile prenotare il vaccino senza limiti di età. Sindaco, una bella notizia. Non solo una bella notizia, ma significa che stiamo procedendo nella giusta via, che in pratica abbiamo e stiamo completando la vaccinazione delle cosiddette fasce vulnerabili e delle fasce di età, e quindi come il Presidente Marsilio dice e si augura, e ce lo auguriamo tutti quanti, dovremmo terminare la vaccinazione complessiva e quindi raggiungere l'immunità di gregge in Abruzzo prima addirittura del limite prefissato, che avrebbe dovuto essere la fine di agosto, inizi di settembre, con questa apertura della piattaforma a tutti. È probabile che entro giugno, massimo luglio, questi risultati saranno ottenuti primariamente. Noi abbiamo un indice di contagiosità, il famoso RT a 0,75, e un indice di prevalenza di persone nella provincia di Chieti che è ben al di sotto della linea di preoccupazione su 100.000 abitanti. Quindi ad esempio a Chieti sono 2 mesi che abbiamo dei contagi pari a zero, con qualche giorno con 1 o 2 contagi, cioè sono numeri veramente importanti in senso positivo, e quindi io sono molto ottimista che le cose andranno sempre meglio. Cambiamo pagina. Il senatore responsabile del Dipartimento Economia della Lega, Alberto Bagnai, è intervenuto nella trasmissione Zoom In per fare il punto sulla ripresa economica dell'Italia post pandemia. Il PNRR non convince il senatore, secondo cui occorre investire maggiormente sulle infrastrutture, tema che riguarda anche l'Abruzzo. L'intervista integrale andrà in onda più tardi, alle ore 15. Vediamo il servizio ora di Giuseppe Dintino. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non convince la Lega. Secondo il senatore Alberto Bagnai, responsabile del Dipartimento Economia del partito di Matteo Salvini, intervenuto a Zoom In, il piano che dovrebbe assicurare la ripresa post pandemia investirebbe troppo sulla questione ecologica, così come richiesto dall'Europa, mentre non sarebbero sufficienti i fondi riservati alle infrastrutture. Noi manteniamo alcune perplessità che avevamo formulato all'opposizione, le manteniamo anche alla maggioranza.
maggioranza, dove però cerchiamo di gestirle. Allora, intanto ci sono delle perplessità risalenti all'impostazione europea, che mette molti vincoli sull'utilizzo delle risorse in termini in particolare di priorità da assegnare alla riconversione ecologica, diciamo al verde e al digitale. Non che queste cose, diciamo così, non ci piacciano, però in questo momento, secondo noi, in molti nostri territori, molti territori del nostro paese e soprattutto e in particolare nella nostra regione, c'è bisogno di una infrastrutturazione che non è necessariamente digitale e non è necessariamente verde, almeno come l'Europa intende il verde. In termini generali si può dire che per quel che riguarda infrastrutture come viadotti, gallerie, autostrade, strade, nel recovery non c'è nulla, ma sapevamo che non c'era nulla. Quello delle infrastrutture è un argomento che tocca da vicino l'Abruzzo. Porti e ferrovie dovranno essere ammodernati per realizzare la ZES, la zona economica speciale, volta a favorire gli scambi commerciali lungo il corridoio est-ovest. Il recovery plan dedica delle risorse finanziarie alle ZES in Abruzzo, prevede interventi nei porti di Ortona e di Vasto e nelle zone industriali di Saletti e di Manoppello, dove c'è l'interporto, per un totale di circa 60-70 milioni, se non ricordo male. Le schede tecniche sono adesso disponibili. E naturalmente c'è anche da decidere quale sarà la struttura che deciderà le priorità, controllerà i lavori. In generale la governance, come oggi si dice, insomma la struttura che gestirà in generale questi fondi, mi sembra molto, molto un po' pletorica rispetto all'entità delle riforme. Polemiche a Pescara per la decisione dell'amministrazione comunale di mettere a pagamento per tutti i giorni i parcheggi lungo la Riviera Sud. Vediamo. I parcheggi sul lungomare sud di Pescara e nell'area prospiciente alla rotonda della Meridiana diventano a pagamento tutti i giorni della settimana, a differenza di quello che accade invece sulla Riviera Nord. Si tratta, sostiene la FIBA Confesercenti, di una sorpresa amara e che va a rappresentare un vero e proprio attacco frontale agli stabilimenti balneari e alle attività della zona sud di Pescara. Le associazioni di categoria e in particolare proprio FIBA Confesercenti esprime così tutto il suo malumore, la sua contrarietà a questa decisione e chiede all'amministrazione comunale di ripensarci o quantomeno di rivedere le tariffe. L'amministrazione non ha coinvolto le associazioni, ha preso questa decisione in maniera unilaterale in un momento di ripresa. Mettere, diciamo, questa che fondamentalmente non è altro che una tassa aggiuntiva a carico delle famiglie, degli avventori, della spiaggia, in questo momento ci sembra veramente un qualcosa che è controproducente, anche perché, se io decido di andare a fermarmi per mangiare un piatto di pasta al mare in quella zona, significa che devo pagarmi il pranzo più o una sovrattassa di 3 euro per un periodo limitato di tempo, nel senso che potevano decidere, sentendo le associazioni, anche di fare zone differenziate di parcheggio, parcheggi a 3 euro per l'intera giornata e invece parcheggi orari, con delle fasce orarie, insomma, in modo da cercare di andare incontro alle diverse esigenze, perché chiaramente se io sto lì tutta la giornata, 3 euro alla fine, una giornata ci sto, ma se mi devo fermare un'oretta perché sto facendo la pausa pranzo, 3 euro su un'ora inizia a essere un po' più importante come spesa che va a incidere su un pranzo. Chiedevamo solamente una maggiore partecipazione da parte dell'amministrazione a questa scelta. Speriamo di riuscire ad arrivare ad una soluzione, anche perché rispetto allo scorso anno in cui il parcheggio veniva messo a pagamento solamente nei weekend e nella settimana di Ferragosto, adesso è tutti i giorni, quindi chiaramente se una famiglia decide di passare al mare più giorni e parcheggia lì perché arriva da fuori, chiaramente lì i costi aumentano.
E ci spostiamo ora a San Salvo, in comune è stato approvato il piano delle opere triennali, a disposizione 43 milioni di euro, ascoltiamo il sindaco Tiziana Magnacca. Sono 43 milioni di euro previsti per il piano triennale delle opere pubbliche nel comune di San Salvo, individuati numerosi interventi finalizzati alla crescita della cittadina sansalvese. Nel corso dell'ultimo consiglio comunale che si è tenuto il 27 maggio, l'assise civica ha dato il via libera ai progetti predisposti dagli uffici tecnici su impulso dell'amministrazione comunale. A darne notizia il sindaco Tiziana Magnacca, che ha evidenziato l'incessante attività amministrativa che ha permesso in questi anni di far proseguire nel suo naturale percorso la crescita della città di San Salvo. Abbiamo ancora, nonostante quello che è stato fatto finora, abbiamo ancora molta voglia di lavorare per il bene dei nostri, della nostra comunità, e quindi abbiamo un piano triennale delle opere pubbliche che si aggira attorno ai 43 milioni di euro e prevedono la riqualificazione del lungomare, un ulteriore lotto per la riqualificazione del nostro lungomare, 3 milioni e 100 per il recupero delle acque bianche, la rigenerazione di diversi quartieri della nostra città, quindi questo è un segno tangibile della voglia di investire sulla nostra San Salvo e soprattutto sul suo futuro in termini appunto di lavori non solo utili ma che serviranno anche all'economia del territorio. Secondo la bozza per il riordino della rete sanitaria abruzzese, il San Massimo, l'ospedale dell'area Vestina, godrà di 6 posti in più nel reparto di chirurgia. Intanto utenti e operatori sanitari attendono l'inizio dei lavori di riqualificazione. Vediamo. Notizie confortanti, ma non ancora ritenute sufficienti dagli addetti ai lavori, sul futuro dell'ospedale San Massimo di Penne sono uscite dal recente incontro del Comitato Ristretto dei Sindaci. Nella riunione in videoconferenza il tema principale è stato quello del riordino della rete sanitaria regionale. Oltre ai sindaci hanno partecipato inoltre il direttore generale della ASL Vincenzo Ciamponi, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì ed i sindacati di categoria. Il documento, che per ora resta ancora una bozza, dovrà essere ridiscusso nelle prossime settimane prima di essere approvato in consiglio regionale. Il San Massimo, riclassificato come ospedale di base e sede di pronto soccorso, nel nuovo documento acquisisce qualche posto letto in più per l'unità operativa semplice dipartimentale di chirurgia. Oltre ai già previsti 2 posti diurni dei hospital, la chirurgia pennese ottiene 6 posti letto ordinari. Così complessivamente saranno 80 i posti letto ordinari, mentre restano 14 posti letto diurni. Purtroppo però, per la classificazione dei singoli reparti invece non ci sono stati passi in avanti. Io avevo chiesto al Comitato Ristretto dei Sindaci di convocare una riunione alla quale venisse invitata anche l'assessore Verì. Questa riunione effettivamente c'è stata, però non ci sono giunte notizie precise sul destino del, più in generale, del riordino della rete sanitaria ospedaliera dell'Abruzzo, in particolare per quanto riguarda noi, sul destino, sul futuro dell'ospedale San Massimo. Ci è stato detto che esiste una bozza, che io però personalmente non ho ancora visionato, che verrà valutata, e ci saranno poi delle riunioni, degli incontri nella quinta commissione. Una volta approvato il provvedimento, il tutto passerà a livello dell'approvazione del Consiglio regionale. Io sono fermo a queste notizie. Per la riqualificazione strutturale e messa in sicurezza dell'ospedale si attendono ancora i lavori, inizialmente annunciati ad aprile e non ancora cominciati. Dovevano iniziare ad aprile, evidentemente ci sono state delle contrarietà, per cui mi giungono notizie che i lavori inizierebbero a settembre. Ora lo sport. Si chiude dopo tanti anni l'esperienza nel futsal della famiglia Barbarossa. Il marchio Acqua e Sapone, si legge nella nota diramata questa mattina dalla società, lascia il mondo del calcio a 5, in cui era entrato ufficialmente nel 97, prima solo come partner del Peschetto Calcio a 5 e poi dando il nome alla gloriosa società formata dalla fusione tra lo stesso Peschetto e il Marina di Città Sant'Angelo. Quasi 25 anni di storia, dai campionati regionali alla Champions League, con 7 titoli di prima
prima squadra e 2 giovanili. Questo è il bilancio per il presidente Ennio Barbarossa nella sua esperienza nel futsal italiano, un marchio divenuto sinonimo di ambizione ma anche di uno stile riconoscibile fatto di sportività abbinata ad una gestione oculata. Nella stagione 21-22 l'Acqua e Sapone non sarà ai nastri di partenza del campionato, la squadra però sarà regolarmente iscritta alla Serie A con denominazione, logo e organigramma societario rinnovati. Nei prossimi giorni verranno svelati tutti i dettagli della nuova realtà di futsal abruzzese che erediterà la storia dell'Acqua e Sapone e proverà a dare continuità alla lunga militanza ai vertici del campionato e alle sue ambizioni che restano nel DNA del club pure con la nuova veste. Ed ora il calcio. Entro questa settimana il presidente Sebastiani dovrebbe ufficializzare i nomi di direttore sportivo e allenatore del Pescara. Dopo settimane di riflessione arriva il tempo delle scelte prima di concentrarsi sull'allestimento dell'organico. Il servizio. Si spera sia questa la settimana nella quale il Pescara sceglierà i nomi che saranno i pilastri della ricostruzione, direttore sportivo e allenatore, figure chiave che il presidente Daniele Sebastiani deve ancora ufficializzare. Tra pochi giorni sarà trascorso un mese esatto dal verdetto ufficiale della retrocessione in Serie C e queste settimane sono state fitte di riflessioni e colloqui. C'è bisogno di arrivare alle prime fondamentali scelte perché poi bisognerà pensare all'organico e lavorare alacremente sui due fronti, quello delle uscite con una decina di contratti onerosi da gestire e quello delle entrate con una rosa da allestire quasi da zero. Se per l'incarico di direttore sportivo il favoritissimo, salvo colpi di scena clamorosi, resta Pietro Fusco, ex direttore sportivo di Spezia e San Benedettese, per la panchina il nome forte resta quello di Gaetano Auteri, 60enne siracusano dal pedigree di tutto rispetto in Serie C. Tanto che sullo stesso Auteri anche un altro club prestigioso di terza serie ha messo gli occhi, il Palermo. Accanto ad Auteri sono spuntati in queste ultime ore anche altri nomi, quelli di Pasquale Padalino e Luciano Zauri. Padalino è reduce da una discreta stagione alla Juve Stabia, chiusa al quinto posto dopo un ottimo girone di ritorno, quindi una cocente eliminazione al secondo turno dei playoff con il Palermo. Padalino è in scadenza con le Vespe e non rinnoverà, un discreto profilo ma mai vittorioso in Serie C. Quello di Luciano Zauri, ora tecnico della Primavera del Bologna, sarebbe un ritorno clamoroso, anche se la conferma di Memushai annunciata dal club giorni fa riproporrebbe uno scenario inopportuno per chi vuole lasciarsi alle spalle certe dinamiche. Sullo sfondo resta anche il nome di Paolo Montero, tecnico della Samb che ha lavorato in questi anni con Fusco. Poi appunto bisognerà pensare alla rosa del prossimo anno. In caso di avvento di Auteri non è escluso che il tecnico siracusano possa chiedere di avere a Pescara Mirko Antenucci. Il bomber ha chiuso male il suo biennio a Bari, ma Inci resta un giocatore capace di fare la differenza. La SPAL lo tenta per un possibile ritorno, ma vivendo a Giulianova Pescara potrebbe essere una opportunità a 37 anni di essere ancora protagonista avvicinandosi sensibilmente a casa. Altri profili accostati al Delfino sono quelli del difensore Tommaso Silvestri, che ha altri 2 anni di contratto con il Catania, e quello del trequartista italo-argentino Ruben Botta in scadenza con la San Benedettese. Tutti profili interessanti, ma che è giusto vengano vagliati da chi li dovrà allenare se si vorrà pianificare per tempo la prossima rosa. Il futuro del Teramo in pochi giorni, almeno nelle intenzioni, perché mentre seguono i contatti tra la società e il gruppo capitolino che ha manifestato interesse per l'acquisizione, si cerca di stringere i tempi e non arrivare col fiato corto alla scadenza per l'iscrizione al prossimo campionato. Jacopo Forcella. Vendere i pezzi pregiati e fare cassa prima di ripartire? Una possibilità. Cedere parte o tutta la società? Possibile, ma per nulla scontato. Continuare così disegnando linee strategiche nuove? Quasi escluso. Un'altra settimana in casa Teramo, ma non è affatto vero che non sia accaduto nulla nel frattempo. Perché la cordata romana che ha in mano i conti del diavolo qualche passo in avanti pare averlo fatto. Iachini ha proposto quelli che potrebbero essere alcuni dei presupposti per passare la mano. Dall'altra parte, come nel gioco di domanda e offerta, c'è stata una sostanziale attenzione alle richieste e valutazione delle eventuali controversie.
quattro proposte. Al di là delle smentite della società, la trattativa entra in una fase complessa, la più complessa, quella che separa la manifestazione di interesse concreta con il fatto di sedersi attorno a un tavolo, anche se solo virtuale e a distanza, e buttare su carta numeri e considerazioni. Perché questo è quanto. Il contatto c'è stato anche nei giorni scorsi, ma non è dato sapere in quale modalità. Il nodo sta proprio qui. Quando si entra un po' più nel dettaglio, non è detto che le cose collimino perfettamente con le intenzioni di partenza. Comunque il nodo societario è precondizione utile affinché i discorsi tecnici abbiano un seguito. Visto che manca ancora il sostituto di Massimo Paci, che approderà al Pordenone, e visto che la poltrona di direttore sportivo di Sandro Federico deve essere confermata perché in scadenza il 30 giugno. In scadenza il 28 invece ci sono le pratiche per l'iscrizione al campionato di Lega Pro. Girone B o C poco importa, quello che conta è che il Teramo ha la prossima settimana e poi qualche altro giorno per chiudere il cerchio in un senso o in un altro. Trascinare troppo per le lunghe la vicenda creerebbe soltanto problemi nel momento in cui poi si vanno a ridisegnare i paletti del progetto sportivo. Il diavolo conta che il Sassuolo eserciti il diritto di ricompra di Pietro Cianci di 500.000 euro, altrimenti, se non dovesse essere esercitato, il giocatore tornerebbe al Bonolis, ma con la certezza quasi matematica che andrà alla ricerca di altra sistemazione. E sarebbe un bel problema. Per questo si sta lavorando con i neroverdi, per capire se hanno intenzione di tornare ad avere il controllo del ragazzo. Poi ci sono le questioni Santoro e Diakité. Il prezzo che ha in mente il diavolo per entrambi è chiaro. Quello che è poco chiaro è se queste operazioni, ammesso che si riesca a cedere uno o entrambi, vadano fatte prima dell'eventuale concretizzazione di qualsivoglia trattativa societaria, oppure se deve essere argomento che sarà trattato in seconda sede. Insomma, i punti critici della vicenda ci sono. Il Teramo spera di monetizzare velocemente, ma altrettanto velocemente vorrebbe capire se la presidenza Iachini continuerà oppure ce ne sarà una diversa. Lavoro enorme, in pochissimo tempo, perché la prossima stagione è già dietro l'angolo. Prima di chiudere, appena giunto in redazione il bollettino Covid, diamo alcuni riferimenti. Nelle ultime 24 ore si registrano 67 nuovi casi su 4.841 tamponi processati tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività dell'1,4%. I 67 nuovi casi hanno un'età compresa tra 6 mesi e 95 anni, non si registrano nuovi decessi e scendono i ricoveri. Sono 120 quelli ordinari, meno 7 rispetto a ieri, sono 12 quelli in terapia intensiva, meno 2 rispetto a ieri. E finisce qui il TG6, vi ricordo che tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e ancora una buona festa della Repubblica a tutti voi.